io oggi vi faccio vedere come vado a realizzare delle crostatine mignon con la crema pasticcera. Andiamo di seguito a vedere tutti gli step e tutti gli ingredienti per realizzarle. Per prima cosa vado a preparare la pasta frolla. Metto all'interno del contenitore della planetaria la farina 00. Come vi dico sempre, questo tipo di impasti si possono fare anche a mano. Basterà andare a mettere nella spianatoia la farina con lo zucchero, il burro, andarla a sgretolare fino a formare un composto sabbioso e poi aggiungere le uova e gli aromi. Aggiungo lo zucchero e il burro. Quindi il procedimento è identico come quando inserisco gli ingredienti all'interno della planetaria. Lavoro gli ingredienti fino a far diventare un composto sabbioso. Ecco che sono andata ad ottenere un composto sabbioso. Il burro praticamente si è andato ad integrare con la farina e lo zucchero. Vado ad aggiungere la scorza grattugiata di un limone. A piacere potete mettere anche dell'aroma di vaniglia. E metto un uovo e un tuorlo. Lavoro il composto fin quando non si andrà a compattare. Ecco che la pasta frolla si è andata a compattare, vado a disporla sul piano di lavoro e vado a lavorare la frolla brevemente, proprio giusto il tempo di andare a formare un panetto. Ho realizzato il panetto, adesso non mi rimane altro che farlo riposare in frigorifero. Lo vado ad avvolgere nella pellicola trasparente e lo faccio riposare in frigorifero per circa 30 minuti. La pasta frolla ha riposato il tempo necessario, adesso posso andarla a stendere su un foglio di carta a forno. Vado ad infarinare leggermente. Ho steso la pasta frolla dello spessore di circa mezzo centimetro. Adesso vado a prendere un coppapasta e vado a realizzare dei dischi. Vado a prendere questi stampini che ho imburrato ed infarinato e ci vado ad inserire il disco all'interno. Poi vado ad eliminare gli eccessi passandoci semplicemente un dito a pressione sopra, così. Ho utilizzato degli stampini a forma di fiore per le crostatine mignon alla frutta. Vado ad utilizzare anche questi ovali con lo stesso procedimento. Ho tagliato il disco di pasta frolla, dopo aver imburrato lo stampino vado ad esercitare una leggera pressione con le dita e poi vado a staccare semplicemente gli eccessi passando sopra un dito a contrasto. Poi vado a bucare con i rebbi di una forchetta. Ho realizzato tutte le crostatine, adesso vado a metterle in forno caldo statico a 180 gradi per circa 15 minuti. Dovranno risultare dorate. Preparo la crema pasticcera. Vado a mettere i tuorli all'interno di un contenitore con lo zucchero e li vado a spumare. Sfumati i tuorli con lo zucchero, aggiungo la farina e qualche cucchiaio di latte dei totali. Vado a mescolare bene, assicurandomi che non si formino grumi, e adesso vado a mettere il latte sul fuoco in un pentolino. Ho messo il latte sul fuoco, ci ho aggiunto una bustina di vanillina e la scorza grattugiata di mezzo limone. Adesso gli faccio sfiorare l'ebollizione. Ecco che il latte ha sfiorato l'ebollizione, vado a versare il composto con le uova e lo zucchero tutto in un'unica soluzione. Vado a mescolare velocemente
e vedrete che in un attimo la crema si andrà subito ad addensare. Ecco che la crema è pronta. Adesso la faccio freddare in un contenitore basso e largo e la vado a coprire con della pellicola trasparente a contatto in modo che non si formi sopra la crosticina. Ecco le crostatine appena sfornate, le lascio freddare completamente e poi le vado a togliere dagli stampini. Ho messo la crema pasticcera all'interno di una sac à poche e adesso vado a farcire le crostatine. Vado a mettere la crema all'interno. Vado a tagliare a triangoli il kiwi e lo vado ad inserire a spicchi. Dopodiché vado a prendere una fragolina piccola e vado ad inserire al centro. Un'altra decorazione che io trovo molto carina è quella di andare ad alternare un pezzetto di kiwi e una fragola. In questo modo. Le crostatine alla frutta con crema pasticcera sono pronte. Se le mangiate subito, potete andarle a spolverizzare semplicemente con dello zucchero a velo vanigliato, mentre se le consumate in giornata, dobbiamo andare a mettere uno strato di gelatina sulla frutta affinché si mantenga fresca il più possibile. Quindi, o mettete il tortagel, il gel in polvere, l'andate a diluire nell'acqua e poi dopo ce lo mettete sopra con un pennello, oppure questa gelatina comodissima spray che si acquista praticamente nel reparto dolci anche ai supermercati. Vado a spruzzare sopra per proteggere proprio la frutta. Darà anche un po' di lucido, così almeno si presenterà meglio. Ed ecco queste deliziose crostatine mignon con crema pasticcera pronte per essere gustate. Sono davvero deliziose, si presentano bene, sono adattissime magari per un compleanno oppure per una cerimonia e non si impiega molto tempo a realizzarle e fanno un'ottima figura. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, che vi sia stata utile, che sia stata abbastanza chiara nelle spiegazioni. Se volete potete trovarmi anche negli altri social network, vi metto i link a disposizione nelle info box sotto il video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Un bacione a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!